Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando, dalla casa del capo della sinagoga, vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Pace e bene, carissimi amici, ci ritroviamo ancora insieme per un nuovo appuntamento con il Signore dei giorni. Siamo giunti alla 13ª domenica del tempo ordinario e la liturgia della parola ci presenta il Gesù della vita, oltre che a sottolineare l'importanza della dimensione della fede per l'uomo che vuole incontrare il Signore ed instaurare una relazione vera e nuova con Lui. Già nella prima lettura, tratta dal Libro della Sapienza, viene presentato il criterio della creazione. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ecco perché, carissimi amici, sentiamo forte in noi il desiderio di vita e di immortalità. Il Vangelo che ascolteremo nelle nostre assemblee invece ci parlerà di un atto di fede di una donna che porta nel cuore il desiderio di vita. Ma una malattia, il Vangelo parla di emorragie, la tormenta e non le permette di vivere bene la sua vita. Questa donna compie un atto coraggioso, di fede, decide di avvicinare colui che aspettava da tempo e che finalmente si trovava a pochi passi da lei. «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti», dice la donna del Vangelo, «sarò salvata».
e subito ottenne la grazia. Ma Gesù chiede ai presenti: chi mi ha toccato? La donna, anche se impaurita, si fa avanti e gli dice tutta la verità. E Gesù, ancora rivolgendosi a lei, dice: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Ora questo episodio è inserito all'interno di un'altra vicenda. Gesù era in cammino per andare verso la casa di uno dei capi della sinagoga, Gairo, il quale, disperato per le condizioni della figlioletta che stava morendo, supplica Gesù di andare a casa sua. Ed ecco, ancora una volta si manifesta Gesù come colui che salva, che riporta la vita, che ridona la vita. Mentre stava per giungere alla casa della bambina, ecco che gli annunciano la morte della bimba, ma Gesù dice al capo della sinagoga di avere fede. Entrando in casa, prende la mano della bambina e la invita ad alzarsi. E subito, dice il Vangelo, la fanciulla si alzò e camminava. I presenti furono presi da grande stupore. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù è il Salvatore, è il Figlio di Dio che ci ha riscattati da un destino di morte e di perdizione. La liturgia di questa domenica, allora, ci invita a prendere sempre più consapevolezza dell'amore che salva, a prendere sempre più consapevolezza del fatto che noi siamo stati chiamati alla vita e non a un destino di morte e di perdizione. La liturgia di questa domenica ci invita ad aprirci a Gesù, dono di vita e di salvezza. Pace e bene e buona domenica a tutti.